togliendo dalla possibilità di scelta di gestione del bene pubblico tutta una serie, sono il 98% delle persone in Italia che non hanno santi in paradiso. E la lottizzazione, parliamo ad esempio della lottizzazione e politicizzazione del CSM, del Consiglio Superiore di Magistratura, laddove invece di nominare ed eleggere persone indipendenti abbiamo nominato dei referenti di partito, laddove si parlava di correnti di magistrati abbiamo politicizzato un Consiglio Superiore della Magistratura che dovrebbe essere indipendente per Costituzione. Allora via la politica e mettiamo le agenzie e tutta la RAI in mano ai cittadini, cittadini semplici senza tessere di partito. Questo è il nostro mantra e ci sembra il minimo sindacabile richiesto. Grazie, onorevole Fraccaro, a titolo personale. Presidente, questo emendamento tratta di un principio che esiste in tutta Europa, il divieto di post-employment. Significa che se hai fatto un'attività politica, uscito dalla politica, non ti fai nominare negli enti partecipati dagli amici. Significa, ed è questa la visione del Movimento 5 Stelle, che dopo aver fatto politica il tuo scopo non deve essere quello di entrare in una partecipata, non deve essere quello di essere nominato nei vertici di un ente pubblico, parastatale. Il tuo unico obiettivo, il tuo dovere è di tornare a lavorare, quello che questa classe politica non ha mai fatto in vita sua, ed è per questo che siamo in questa situazione nel nostro paese. Grazie. Non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione l'emendamento 2.163 FICO, parere contrario, Commissione Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Fregolent. Totaro. Totaro ancora non riesce a votare. Provi, onorevole. Capezzone. Simone Valente. Patriarca. Alfreider. Ok. Ferraresi in arrivo, ci sono altri? Sì, Fabbri. Bene, Ferraresi.